La quarta edizione dell'Agrigento Cooking Show si è conclusa con la vittoria dell'osteria Il Bell'Antonio di Catania, che ha incantato la giuria e il pubblico con un'esibizione straordinaria. Il piatto è il mezzo pacchero alla catanese. La catanese è un piatto che viene fatto in origine con un sughetto di alici, finocchietto selvatico, estratto di pomodoro e poi, come si suol dire in dialetto, mollica inturrata, che è la mollica custodita in padella. E mettiamo una cremina, una vellutata di piselli. Ideato e organizzato da Marco Gallo, l'evento ha trasformato il centro commerciale Città dei Templi in un palcoscenico d'eccellenza, grazie al supporto della direttrice Elisa La Rocca e della responsabile Euronics Angela Franciullo. Per noi questo tipo di evento, intanto rafforziamo sempre la sinergia col territorio, dare anche il messaggio che il centro anche porta un messaggio di cultura, arte, che sposa tutto questo, che è una cosa bella. Noi, come diceva Elisa, da sempre, da quando ci siamo insediate all'interno del centro commerciale, abbiamo da sempre sposato tutti i progetti territoriali. Per noi è fondamentale costruire un rapporto one-to-one con gli imprenditori locali, cercare di essere un supporto a 360 gradi per qualsiasi tipo di iniziativa. Attimi di profonda commozione hanno accompagnato la consegna di un riconoscimento in memoria di Vincenzo Bonfissuto, accolto con emozione dalla moglie, dal figlio e dal fratello Giulio, che hanno ricordato il contributo dell'imprenditore alla tradizione dolciaria siciliana. La giuria, composta dallo chef stellato Vincenzo Candiano, Giuseppe Bonsignore dell'Oste Sagrestano di Licata, Giorgione, Mario Ciulla e Salvatore Gambuzza, ha giudicato i piatti dei finalisti, mentre il premio per il miglior video dell'edizione è stato assegnato a Encant Imageri per il suggestivo lavoro realizzato per l'osteria Quattro Archi di Milo. Imbarazzano sempre un po' queste cose di fare il giudice con i colleghi, perché però è un gioco, facciamolo. Mi ha colpito il legame col territorio, mi ha colpito la passione, il grande rispetto e il messaggio che hanno trasmesso sia nei video che nei loro piatti. Con la dirigente di show abbiamo voluto raccontare un po' quello che è il territorio. Ultimamente si parla molto di cultura, ma quando pare non molti capiscono che il cibo è cultura. Allora con Agrigento Cooking Show abbiamo voluto far entrare di diritto questo contest, questo evento, proprio parlando di cultura. Il livello si sta alzando e la particolarità è rotanda, specialmente quando lavori con prodotti della nostra terra, quindi quando diciamo che il cibo prende una parte primaria dello spettacolo. Hanno prevalso le donne perché erano tante pure, però sono usciti dei piatti veramente meravigliosi che richiamano tanto il territorio di Catania. Sicuramente ha vinto per quanto riguarda il gusto e soprattutto hanno saputo portare un po' di Sicilia in più sui piatti. Tra i banchi d'assaggio, grande successo per i panettoni di Bonfissuto e per le specialità come lo sfincione e il pane di Rosario Pendolino di Terradunci. Io credo che qualsiasi manifestazione che sia volta a comunque valorizzare quello che è il territorio e soprattutto le risorse in senso enogastronomiche del territorio vadano sempre sostenute, indipendentemente da quello che sia poi il focus di approfondimento. Un'edizione indimenticabile, ricca di passione e qualità, che ha celebrato l'eccellenza gastronomica siciliana. Si è allargata anche la giuria, perché quest'anno abbiamo confermato Giorgione, che comunque è un personaggio nazionale, e poi si è aggiunto Vincenzo Candiano, che è uno chef, è una stella Michelin, quindi già abbiamo una grande, grande giuria ed è un motivo di orgoglio. E altro motivo di orgoglio, ed era una bella sfida quella di allargarla appunto a livello regionale, perché 10 ristoranti, 7 province, non era facile riunirli tutti lo stesso giorno per la prova dei piatti, e poi sono 7 video che raccontano tutta la Sicilia, quindi lo spot che poi io ho solamente montato, però racconta tutta la Sicilia.